Il 2023 è stato un anno che per certi versi mi ha entusiasmato e per altri assolutamente no. Voglio raccontarvi un po' di più il mio lavoro da videomaker ed è proprio quello che quest'anno mi ha gasato veramente un botto. Il mio lavoro da content creator invece non è andato altrettanto bene, purtroppo. Sono molto soddisfatto del materiale che ho tirato fuori quest'anno. Io per la maggior parte dei casi mi occupo di creare contenuti social per i clienti, ma gestisco anche interamente alcuni profili social. Quando mi trovo a dover solo registrare i contenuti, non mi occupo anche della preproduzione. In tanti casi è il cliente finale che viene da me con un'idea già in testa, con la sua strategia di comunicazione, e io devo soltanto preoccuparmi di realizzare un buon video. Per cliente finale intendo o l'azienda stessa oppure un'agenzia di comunicazione che gestisce i social di quell'azienda, di quel bar, ristorante, pizzeria, gioielleria e quant'altro. Insomma, dovremmo esserci capiti. Quest'anno ho avuto a che fare con parrucchieri, negozi online, palestre, imprenditori, commercialisti, web agency e anche eventi sportivi. E sono contento perché sono riuscito a lavorare con questi clienti solo con il passaparola, senza mai pubblicizzarmi online. Cosa che deve assolutamente cambiare, perché non ho minimamente voglia di creare un nuovo profilo YouTube oppure dividermi tra 300 profili Instagram per poi andare a divulgare materiale diverso. Io sono questo, un videomaker a cui piace la tecnologia, e questo voglio comunicare. Continuerò a pubblicare videotech, magari sotto un'altra chiave, ma ci saranno sempre, perché è quella la mia più grande passione e nell'ultimo anno si stava trasformando solo in un lavoro e non va bene. A tal proposito, parliamo della mia situazione come content creator. Ragazzi, non è andata bene. Solitamente online si tende a parlare solo del bello, ma purtroppo c'è anche il brutto. Non voglio lamentarmi troppo, perché oggettivamente, sommando le mie due professioni, quindi videomaker e content creator, ho guadagnato il giusto, e tra poco lo vediamo. Il problema è stato mentale. Quest'anno non è andato bene, o meglio, è andato peggio del 2022, e questo per me è un fallimento. Volevo arrivare a 15.000 iscritti, non ci sono riuscito, ho fatto meno visualizzazioni del 2022, però ho guadagnato un pochettino di più. Il problema è che due obiettivi che mi ero messo in testa sono falliti, e questo per me appunto è come se fosse un enorme fallimento quello di quest'anno. Vero che non ho realizzato video così tanto forti, però è brutto. È brutto perché ormai siamo abituati qui su internet a correre dietro ai numeri, e personalmente non ho più la minima intenzione di farlo. Proprio per questo, per il 2024 ho già segnato alcuni obiettivi, certi numerici, ma soprattutto molti altri sono personali, quindi voler trattare nuovi temi, parlare un po' più del mio lavoro, fare più esperienze. Tutto questo farà un bordello con l'algoritmo? Sicuramente sì, ma va bene così. Voglio che la mia presenza online sia serena, e nell'ultimo periodo non era più così, purtroppo. Dopo questo pippone incredibile, siamo pronti per arrivare al succo del video. Perdonatemi, però serviva anche a me. Questo è il primo video del 2024 e dovevo mettere un po' in ordine i tasselli. Perciò, quanto ho guadagnato nel 2023? Cominciamo con la mia attività da videomaker. Purtroppo non ho mai pubblicizzato la mia attività online, e tutto quello che ho fatto l'ho tirato su con il passaparola nel mio paesino da 2500 persone. Nonostante questo, ho fatto dei lavori molto fighi, ho curato tutti i contenuti per la comunicazione del FEI European Jumping Championship, e tra l'altro in quell'occasione ho conosciuto anche Letta Lamborghini, tutti i contenuti del Milano Premier Padel, dove ho conosciuto pure Ibrahimovic. Ovviamente loro si saranno dimenticati di me, ma va bene così. Ho fatto anche qualche altro lavoretto molto figo, come ad esempio spot per centri estetici, gestione social per un box di CrossFit e per un'azienda di gestione d'impresa. Davvero tanta tanta roba. Questo è il mio foglio Notion dove ho appuntato tutti i lavori che ho fatto quest'anno, quindi sono pronto a mostrarvi i guadagni derivanti dai singoli lavori senza entrare troppo nel dettaglio, perché devo comunque garantire una certa riservatezza verso i clienti. Ma come possiamo vedere dalla tabella, i guadagni che derivano dalla mia attività di videomaker nel primo anno di attività effettivo senza promuovermi online ammontano a ben 19.344 euro.
Sì, vabbè, ci sono le tasse, però sono in regime forfettario, quindi la tassazione è agevolata, quindi devo dire veramente non male, essendo il primo anno non posso assolutamente lamentarmi. E adesso passiamo a vedere quanto ho guadagnato nel 2023 come content creator online. Partiamo dalle affiliazioni Amazon, che sono la cosa meno interessante. Io ho un canale di offerte Amazon su Telegram dove ogni giorno postiamo le migliori offerte ambito tecnologico e soltanto da novembre 2023 ho cominciato ad investirci seriamente e posso essere anche qui abbastanza soddisfatto del risultato ottenuto. Infatti il canale ha generato offerte tutto l'anno, solo con 2 mesi di lavoro intenso ho guadagnato 500 euro. La monetizzazione di YouTube invece dovrebbe essere un pochettino inferiore rispetto al 2022, anche perché ho generato meno visualizzazioni e pure meno iscritti. Per questo dico che il 2023 è andato peggio, ma in tutto rispetto al 2022 purtroppo. Le visualizzazioni nel 2023 sono state poco meno di 1 milione e ho guadagnato circa 2200 euro. Ovviamente il grosso dei guadagni non arriva dalle visualizzazioni, bensì dagli accordi con gli sponsor. Quest'anno non ne abbiamo fatti tantissimi perché comunque per fortuna il mio lavoro come videomaker mi ha tolto un bel po' di tempo, però anche qua non possiamo lamentarci assolutamente. Questa è la tabella dei lavori che ho svolto come content creator. Ve la mostro per farvi vedere più o meno quanto ho guadagnato da ogni singolo lavoro. Ovviamente non posso farvi vedere il cliente finale per privacy. Vedete come cliente Plurimum, che è l'agenzia che gestisce tutte le mie collaborazioni, e io con loro mi trovo veramente bene. I prezzi cambiano da cliente a cliente e da lavoro a lavoro, ma sommando il tutto nel 2023 come content creator ho guadagnato 5.500 euro. Dunque, calcolatrice alla mano, se andiamo a sommare i 19.340 spicci euro della mia attività da videomaker a quelle da content creator, otteniamo 5.500 più 500 più 2.000 uguale 8.000 più i 19.344 euro di prima uguale 27.300 euro. Non male per fare solo dei video online, ma so che si può fare di più e nel 2024 ci riuscirò. Perciò adesso che vi siete fatti gli affaracci miei e non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se vi piace la tecnologia e il videomaking. Proverò a portarvi con me dietro a backstage lavori, fare qualche vlog contestualizzando la tecnologia, proverò a cambiare un po' di contenuti rispetto a quelli portati fino ad oggi. Ho studiato bene il mio canale, ho visto cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, perciò il 2024 sarà un po' un anno di rinascita. Se invece siete già iscritti al canale, mi raccomando, io anche per quest'anno mi aspetto il solito vostro supporto. Ovviamente se c'è qualcosa che non va nei contenuti, scrivetelo sempre qua sotto nei commenti. Io sono Luca Crocco e ci vediamo al prossimo video. Ciao!